Houston, this is the International Space Station. We are ready for the event. 1-0 and liftoff of Space Shuttle Atlantis on mission to build. Se sei un appassionato di scienza che non si stanca mai, la NASA offre un canale YouTube pieno di video che possono sollecitare il tuo interesse e tra questi c'è un live streaming della Stazione Spaziale Internazionale. Recentemente gli astronauti sulla ISS stavano facendo una manutenzione abituale sulla stazione, ma mentre la telecamera girava è successo qualcosa di bizzarro in diretta. L'insolita situazione che si è sviluppata nel live feed della Stazione Spaziale Internazionale durante il fine settimana ha lasciato perplessi alcuni teorici della cospirazione. La NASA sta cercando di coprire un avvistamento di UFO? È finalmente la prova che gli alieni esistono? Resta con noi fino alla fine per scoprire l'ultimo evento che ha indotto la NASA a chiudere il suo feed live. All'inizio degli anni 90, una cosa era abbastanza certa per quanto riguardava l'espansione dell'universo. Potrebbe avere abbastanza densità di energia per smettere di espandersi e ricadere, o potrebbe avere così poco che non smetterebbe mai di espandersi, ma la gravità ridurrebbe senza dubbio espansione nel tempo. Certo, il rallentamento non era stato notato, ma teoricamente l'universo doveva rallentare. L'universo è denso di materia e la forza di attrazione della gravità unisce tutta la materia. Poi è arrivato il 1998 e le immagini del telescopio spaziale Hubble di supernove molto lontane hanno rivelato che il cosmo si stava espandendo più lentamente di quanto non lo stesse facendo fino adesso. Quindi, contrariamente alla credenza popolare, l'espansione del cosmo ha accelerato piuttosto che rallentare a causa della gravità. Nessuno se lo aspettava e nessuno sapeva come descriverlo. Tuttavia qualcosa lo stava causando. Secondo studi e ricerche, abbiamo esplorato solo il 4% circa del nostro universo, con un altro 96% che è una vastità sconosciuta piena di nuove particelle, energia oscura e materia oscura, così come innumerevoli pianeti e forse un diverso tipo di civiltà che dobbiamo ancora scoprire. Questa ricerca ha portato alla creazione della Stazione Spaziale Internazionale, una delle tecnologie più magnifiche della storia umana. La Stazione Spaziale Internazionale ha richiesto 10 anni e più di 30 viaggi per essere assemblata e il risultato di una collaborazione scientifica e ingegneristica senza precedenti tra 5 agenzie spaziali di 15 paesi diversi. Una piattaforma di 460 ton con equipaggio permanente che orbita intorno a 250 miglia sopra la Terra. La Stazione Spaziale ha all'incirca le dimensioni di un campo da calcio. È circa 4 volte più grande della Stazione Spaziale Russa Mir e 5 volte più grande dello Skylab statunitense. La stazione spaziale è riconosciuta per testare attrezzature e tecnologie di veicoli spaziali che saranno implementate in viaggi a lungo termine verso la Luna e l'esplorazione di pianeti come Marte nel prossimo futuro. La ISS può anche essere usata per cercare la vita aliena o altre anomalie nell'universo. La Stazione Spaziale Internazionale ha fatto ampie ricerche su queste creature intelligenti sin dalla sua creazione e dopo molti anni di lavoro questa ricerca ha finalmente iniziato a produrre risultati. Come previsto, i rapporti sugli incontri con gli UFO hanno iniziato a circolare e il governo e la NASA stanno ora cercando di mantenere queste informazioni nascoste al pubblico. Recentemente gli astronauti sulla ISS stavano facendo alcune manutenzioni di routine sulla stazione, ma mentre la telecamera girava, un oggetto metallico a forma di pigna passava oltre la stazione spaziale prima di curvarsi verso l'alto e esplodere nello spazio. Scott C. Waring, il fondatore di UFO Sightings Daily, è stato il primo ad osservare l'oggetto volante non identificato e ha fornito un video dove si vedeva dove si trovava e come fosse. Ha spiegato: "Stavo guardando la cam della stazione spaziale in diretta della NASA quando ho notato che la telecamera zoomava su uno strano oggetto proveniente da sotto la stazione spaziale. All'inizio pensavo che fosse una capsula o un satellite, ma la sua velocità aumentava e dopo 22 minuti si proiettava nello spazio profondo. Credevo che se fosse stata una capsula sarebbe andata in orbita terrestre bassa e poi più in basso verso la Terra, ma quando questo oggetto si è mosso verso l'alto nello spazio profondo mi ha letteralmente fatto impazzire. Questo potrebbe essere il mix di una tecnologia aliena top secret USAF, ma non credo. Le persone sulla telecamera sembravano costernate e impreparate per questo improvviso incontro." Come sottolinea Scott, chiunque fosse responsabile della telecamera alla NASA ha osservato questa cosa, anche perché è stata ingrandita nel video. Nessuno dell'agenzia
l'Agenzia Spaziale ha ancora commentato cosa potrebbe essere, ma non è la prima volta che accade qualcosa di simile. Nel live stream della NASA nel 2016, una strana luce è stata rilevata vicino alla Terra. Il feed è stato interrotto poco dopo la messa in onda. Il feed della NASA, che in genere mostra una vista della Terra, vista dagli astronauti di stanza sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha mostrato qualcosa di un po' più insolito per alcuni secondi. Una luce debole era visibile nella distanza che cadeva verso la Terra, tuttavia l'oggetto smise di cadere e si librò in posizione prima che il flusso del video fosse interrotto. Il filmato è stato originariamente esaminato dall'utente di YouTube StreetCamp1, che studia abitualmente strani eventi celesti. Potrebbe essere stata una meteora o qualcosa di simile, ha aggiunto l'utente nel caricamento su YouTube. Ciò che è stato interessante è stata la telecamera interrotta quando l'UFO sembrava fermarsi. La NASA ha successivamente commentato la clip sostenendo che molto probabilmente non era un UFO, ma piuttosto un pezzo di detriti spaziali. La luce potrebbe essere un numero qualsiasi di cose, una riflessione sull'obiettivo della telecamera, una radiazione che colpisce un sensore nel sistema di visione della Terra ad alta definizione, un satellite, una meteora o una delle decine di migliaia di pezzi di detriti spaziali che attualmente circondano il pianeta, ha ipotizzato Popular Mechanics. Quindi, cosa sta coprendo esattamente la NASA? Secondo il portavoce della NASA, Daniel Huot, il live stream non è stato tagliato intenzionalmente. Secondo Huot, le telecamere della Stazione Spaziale Internazionale sono crollate automaticamente. La stazione passa regolarmente fuori dalla portata dei satelliti di tracciamento e il relè dati utilizzati per inviare e ricevere video, voce e telemetria della stazione, ha spiegato Huot. Per il video, ogni volta che perdiamo il segnale, le telecamere mostreranno uno schermo blu o una lavagna video preimpostata. Le persone sui social media, tuttavia, sono scettiche sull'affermazione della NASA, secondo cui la trasmissione non è stata intenzionalmente interrotta. Alcuni su Twitter hanno detto che chiudere il filmato in diretta era qualcosa di molto sospettoso, mentre altri vogliono semplicemente vedere gli alieni di cui la NASA potrebbe essere a conoscenza. Una persona ha scritto quanto segue: un altro UFO, un altro taglio del feed, un altro motivo per chiedersi perché la NASA ha sempre un problema con i vicini. Nonostante tutti questi avvistamenti e ipotesi, la National Aeronautics and Space Administration non ha fatto commenti formali su questi eventi, anche se alcuni esperti ritengono che il primo incontro sia stato un errore tecnico, motivo per cui la fotocamera è stata spenta, tuttavia non era sufficiente per spiegare gli oggetti visti nel feed dal vivo, che non soddisfacevano i ricercatori e gli ufologi alieni. Ciò che è ancora un mistero fino ad oggi è il motivo per cui la National Aeronautics and Space Administration non è uscita per confutare queste accuse, se sono davvero false. Il professor Andrew Balog dell'Imperial College London Department of Physics è stato intervistato su questi rapporti alieni. In un'intervista con Mail Online ha detto: in generale gli avvistamenti di UFO possono essere spiegati da qualche effetto artefatto, potrebbero anche essere detriti spaziali o potrebbero non trovare mai una spiegazione, in quanto non ci sono prove sufficienti per sostenere tutte queste ipotesi. Sarebbe uno scenario molto complesso giudicare il contenuto del video in questo caso, specialmente con la scarsa qualità raffigurata nel video. Tuttavia la NASA o le sue autorità devono ancora commentare l'incidente. Nonostante l'antica ossessione sugli UFO in agguato sulla Terra sia cresciuta dopo che il Pentagono ha pubblicato tre brevi film raffiguranti fenomeni aerei non identificati ad aprile. I due video risalgono al 2004 e al 2015 e mostrano oggetti che volano a grande velocità che rimangono non identificabili fino ad oggi. Un oggetto cilindrico bianco è stato recentemente visto volare dalla Stazione Spaziale Internazionale, lo stesso giorno in cui la Stazione Spaziale ha riferito di aver visto una serie di oggetti ad alta velocità che viaggiavano vicino ad essa. Secondo quanto riferito, il feed live ha mostrato due avvistamenti che sono stati poi caricati su YouTube da un utente di nome Mr. MBB333. Sotto la descrizione c'era scritto: ok, qualcosa sta chiaramente vagando per i cieli su questo pianeta. Non molto tempo fa, un rapporto del Pentagono affermava che mentre gli avvistamenti UFO possono essere confermati, gli alieni non possono esserlo. Gli analisti ipotizzano che i misteriosi oggetti volanti rilevati dall'intelligence statunitense possano essere una tecnologia avanzata prodotta da altri paesi, come la Cina o la Russia. Gli Stati Uniti hanno anche cambiato la classificazione degli UFO in UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Vale la pena notare qui che il malinteso comunque sulla vita aliena è che sembreranno e si comporteranno come noi. Gli scienziati hanno spesso evidenziato quanto possano essere complicate le forme di vita, anche degli
esseri umani. I processi evolutivi su un altro pianeta possono essere molto diversi dai nostri. Un mostro simile a un blob senza faccia o bocca potrebbe essere una specie altamente avanzata di un'altra galassia. La presunzione che tutti sembrino esseri umani è scientificamente imprecisa, come illustrato meravigliosamente nella miniserie spettacolare su Netflix chiamata Alien Worlds. Il feed e le immagini in diretta della Stazione Spaziale Internazionale sono diventati un'importante fonte di prova per i credenti agli UFO. È diventato più di una semplice prova, ma anche una base per le teorie del complotto sulla National Aeronautics and Space Administration. E cos'altro potrebbe nascondere la Stazione Spaziale Internazionale, anche se gli scienziati sono scettici? Gli scienziati hanno esaminato la situazione numerose volte e hanno concluso che le segnalazioni di avvistamenti di UFO sono molto probabilmente il risultato di un fenomeno psicologico noto come pareidolia. La pareidolia è una condizione in cui il cervello reagisce notando oggetti significativi in luoghi completamente casuali. L'autore del manuale di indagine sugli UFO, Nigel Watson, ha detto a Mail Online della pareidolia in relazione a questi rapporti UFO. Ha affermato che la grande maggioranza di queste immagini UFO erano sfocate e misteriose come quelle caricate dai testimoni UFO sulla Terra. Molti di loro hanno spiegazioni davvero bizzarre. Ha concluso che più la NASA nega o spiega tali eventi, più persone crederanno che ci sia una cospirazione per coprire il fatto che gli alieni stiano visitando il nostro pianeta. A questo punto, gli appassionati di UFO hanno stabilito altre cospirazioni che la NASA sta nascondendo fortemente al grande pubblico. Queste cospirazioni ruotano attorno alla questione per cui la NASA sia ora in contatto con una civiltà avanzata e stia nascondendo questa notizia. Mentre questi aerei rimangono inspiegabili, le prove della ISS o dei registri statunitensi rispondono ad alcune domande che sono state per lo più tenute al grande pubblico nascoste per decenni. Che gli alieni potrebbero aver visitato la Terra con o senza conoscenza degli umani? Sei affascinato dal pensiero che le civiltà aliene ci contattino sulla Terra? Faccelo sapere nella sezione dei commenti qui sotto.